Darci, spero di essere nel frame. Buongiorno ragazzi, bentornati al canale come sempre Giulio di Muscolo e Vita. Come avete visto dal titolo, oggi voglio parlare delle mie fonti, da dove trovo tutta la ricerca scientifica che vi mostro e che metto overlay sui miei video. Diciamo che è una domanda un sacco richiesta, soprattutto nei DM, perché chiaramente volete imparare anche voi, ci sta gente che vuole sapere quali sono le mie fonti primarie. Quindi iniziamo subito. La prima fonte primaria è PubMed.com o .org, che è il database centrale di medicina, mi sembra americano, forse inglese, ora ho un lapsus, non mi viene. Penso sia il database centrale di medicina americano, e tutta la ricerca che viene fatta ogni singolo mese viene peer reviewed, quindi viene rivista da un gruppo di scienziati e poi viene messa e pubblicata su PubMed.org. Su PubMed potete trovare tutto, dalla medicina per il cancro a anche appunto la medicina che viene fatto e tutti gli studi che vengono fatti nello sport science. Diciamo che non è facilissimo trovare la nuova ricerca, anche perché inserendo delle keyword, quindi le parole chiavi, a volte vi esce di tutto e di più, giusto? Quindi potete scrivere ad esempio sonno, però vi esce un sacco di ricerca sul sonno che magari non è specifica a crescere la massa muscolare, a migliorare la composizione corporea. Quindi dovete essere molto attenti, molto bravi con i vari keywords. Dovete magari scrivere sonno, massa muscolare, bruciare grassi, e allora lì iniziate a scremare tutta la ricerca. Dato che escono veramente un sacco di ricerca ogni singolo mese, è abbastanza difficile. Quello che faccio io quindi è, avendo fatto appunto questo lavoro da qualche anno, mi baso soprattutto su alcuni ricercatori che io già so che sono molto molto, diciamo, rinominati e che fanno gli studi fatti bene. Questi sono Dr. Brad Schoenfeld, ci sta anche Menno Hanselman, ci sta Dr. Mike Israetel, Alan Aragon. Quindi cosa faccio? Io vado qua dentro, Eric Helms, e scrivo i loro nomi e poi quindi vado a leggermi tutti gli articoli in base all'autore o comunque in base al gruppo di ricercatori, e io è così che faccio una prima scrematura di tutte le ricerche che uso, che poi riporto nei video. Chiaramente quando uno vi dice: ah, ma tu tanto la ricerca scientifica non conta niente, perché trovi una cosa che dice una cosa e un altro studio che dice la cosa opposta, che è verissimo, però se voi avete dei punti di riferimento potete più o meno capire qual è la qualità della diversa ricerca, giusto? Quindi questa è la prima cosa che faccio. Poi metto qua una piramide su cui si basa appunto la qualità di ricerca. Ci stanno i clinical trials, ci stanno i vari meta reviews, che sono praticamente, i meta reviews sono importantissimi, sono quelli che prendono tutti i vari studi e poi fanno un'analisi di tutti i risultati di tutti questi vari studi su un topic specifico, e Brad Schoenfeld fa un sacco di questo tipo di lavoro. E quindi io prendo come fonte primaria da pubmed.org.com.gov, qualcosa così. Seconda fonte, questo ragazzi è importantissimo, lo dico per la prima volta, c'è un gruppo di ricercatori di cui fa parte anche Eric Helms insieme a Greg Knuckles, e hanno creato il loro, diciamo, peer reviewed scientifico, giusto? Quindi hanno un magazine, hanno un gruppo in cui prendono tra le centinaia di ricerche, di studi scientifici nel campo sportivo che vengono fatte ogni singolo mese. Loro fanno una scrematura, se le leggono tutti e poi decidono di pubblicare, di mandarti direttamente a te se decidi di iscriverti con loro, col loro servizio. Ti mandano quelle 5-10 ricerche, studi scientifici che secondo loro possono avere più applicazione pratica e possono aiutarti di più nel tuo percorso fitness. Lo fanno veramente in modo spettacolare, non solo ti mostrano tutti le analisi delle, diciamo, ricerche più importanti, ma in più ci stanno dei video, ci stanno delle lezioni, ci stanno delle presentazioni, e io sono stato in contatto con loro perché, sapete, voglio fare le cose per bene, e per puro caso, infatti li ringrazio tantissimo, mi hanno dato a me un link affiliate per 10 persone, ok? Quindi assolutamente non è per tutti, ok? Già perché è in inglese, però se voi volete imparare di più, siete dei coach, semplicemente parlate bene inglese, volete esplorare di più, esiste il MAS Peer Review, praticamente è Monthly Application of Sport Science di Greg Knuckles e Eric Helms. Ci hanno dato un link affiliato a noi. I primi 10 che cliccano il link sotto e si iscrivono riceveranno un bello sconto, penso, in questo periodo, adesso non so esattamente. Comunque, solo per i primi 10, praticamente, se voi vi iscrivete a questo servizio, ogni singolo mese vi manderanno i top 10, diciamo, studi scientifici che sono stati fatti, l'analisi dei risultati, le implementazioni pratiche, con anche delle video lezioni e delle presentazioni. Quindi non è per tutto, non è una cosa cheap, non è in italiano, è per quelle veramente
quella piccola nicchia di persone che sa l'inglese, che vuole imparare da fonti attendibili, che vuole essere costantemente aggiornato con la ricerca scientifica, allora vi consiglio il Mass Peer Review. Ci sono solamente 10 posti, quindi se pensate di volerlo andatelo a prendere. Io praticamente mi sono iscritto al Mass Peer Review e quindi direttamente nella mia inbox mi arriva ogni mese questa ricerca scientifica. E proprio alcuni dei miei video che si basano su un argomento, letteralmente prendo l'articolo che hanno fatto, prendo gli studi che hanno fatto, prendo come l'hanno analizzato e poi lo riporto col mio video. Quindi direi che questo è il secondo modo, diciamo che non è proprio fonte primaria perché già viene analizzato, è la mia fonte secondaria, ma veramente rende tutto facilissimo, comodissimo, perché ovviamente non ho così tanto tempo, non posso sfogliarmi centinaia di studi nuovi al mese, quindi loro fanno tutto questo lavoro e poi ti mandano quelle più importanti, quindi veramente ottimo. E queste sono le due fonti principali. Poi chiaramente mi ascolto podcast, Revive Stronger, podcast veramente ottimo, mi leggo altri articoli di altra gente, Greg Knuckles, Menno Hanselmans, queste cose qua. Diciamo che provo a essere più aggiornato possibile su più fronti con diversi ricercatori che fanno tutto in ambito scientifico. Queste sono le mie fonti, spero che apprezzate il fatto che sono stato così onesto e così aperto, così che anche voi potete andarle a reperire se volete. Come ho detto, ci sono solamente 10 posti disponibili nel Mass Peer Review qua sotto, se pensate di essere interessati fate in fretta perché secondo me se ne andranno 10 di voi che sono molto di nicchia, che sanno l'inglese e vogliono imparare. Penso sia il primo servizio che fa una cosa del genere ed è veramente fatto benissimo, soldi spesi in modo perfetto, quindi se potete ve lo consiglio. Detto questo, io vi ringrazio a tutti, lasciateci un like se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un commento con qualsiasi cosa, magari cosa volete vedere in un prossimo video, e noi ci vediamo nel prossimo. Ciao!